Alda De Usanio ha detto la sua riguardo alla rivoluzione che c'è in atto a Mediaset e più precisamente al Grande Fratello VIP. Come ricorderete, la nota conduttrice TV ha partecipato al GF VIP 5, ma era stata squalificata per delle parole molto dure che lei aveva utilizzato nei confronti del marito di Laura Pausini. La De Usanio ha affrontato diversi argomenti caldi del mondo della televisione, come ad esempio l'allontanamento di Barbara D'Urso da Pomeriggio 5, la cancellazione dello show di Serena Bortone su Rai 1 o ancora l'approdo di Bianca Berlinguer su Rete 4, ma non ha dimenticato di attaccare, non proprio velatamente, Alfonso Signorini. Secondo lei, il Grande Fratello è diventato inguardabile a causa della volgarità e dei temi trattati, quindi capisce che si voglia dare un'apparenza un po' meno trash. Ma afferma, non basta mettere come opinionista Cesare Buonamici, bisogna cambiare tutto dalla testa. Se Signorini rimane presentatore, non cambia nulla. Signorini non è solo il conduttore, ma è la mente, l'autore, la testa che c'è dietro al Grande Fratello. Queste le sue dichiarazioni e l'affondo al collega. Poi la De Usanio parla di Barbara D'Urso e del suo allontanamento. Penso che il trattamento riservato alla D'Urso sia stato un po' troppo violento. Lei ha lavorato diversi anni a Mediaset, ha portato dei numeri e io, da professionista, valuto ciò che un professionista ha portato. Infine commenta l'addio Rai di Serena Bortone. Era un programma che andava bene, con una conduttrice che andava bene. Non capisco il motivo di questo cambiamento. Vedremo come se la caverà la Balivo al posto della Bortone. Alla prossima con tutti gli aggiornamenti.